Ieri abbiamo parlato della capacità di contagiare del suo amore verso Gesù di Teresa di Lisieux, fondamento anche della sua anima missionaria, come la definisce Papa Francesco in Se la Conviance. Ma per lei questo è stato sempre chiaro. Andiamo agli scritti. Santa Teresina scrive una lettera il 24 febbraio 1897 a un prete, Bellier, a quale dice: in cielo desidererò la stessa cosa che in terra, amare Gesù e farlo amare. Cioè, molte volte dobbiamo ammetterlo, anche tra di noi, noi certamente diciamo di amare Gesù, però il più delle volte vogliamo un amore esclusivo con Gesù, e questo è buono fino a un certo punto, ma non basta solo che io ami Gesù, ma devo desiderare di farlo amare. Questo è il fondamento di ogni cristiano, perché la nostra fede, se non è missionaria, non è fede, è intimismo, che è un'altra cosa. E dopo che è entrata nel Carmelo, leggiamo nei suoi scritti che lei giustifica questa entrata nel Carmelo per salvare le anime. Molte volte io ho sentito dire a tanti consacrati bravissimi che hanno fatto una scelta di vita religiosa per salvare la propria anima. Teresa invece ci dice che lei è entrata per salvare le anime, ed è salvando le anime che si salva la propria anima. Perché, lo ripeto, la nostra è una fede che deve aprirsi. La nostra è una fede in cui la consacrazione, non solo religiosa, ma anche quella matrimoniale, non è fine a se stessa, ma deve questa consacrazione continuamente cercare il bene dei fratelli, promuovere il bene dei fratelli, indicare ai fratelli la via della felicità, che è appunto l'amore misericordioso del Padre per ciascuna persona, per ciascun uomo, soprattutto per quelli che noi pensiamo lontani. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.